avevamo da approvare un documento importante che segna il futuro della città di Chieti con la possibilità di avere finalmente investimenti per grandi infrastrutture, investimenti per rendere questa città una città che guarda al futuro e guarda al futuro da protagonista, investimenti che ci consentono di dire che Chieti ha un domani oggi al quale pensare, soprattutto partendo da una base, quella che noi stiamo in qualche modo definendo, che è una base solida, una base dove abbiamo badato a tenere sotto controllo i conti del comune, dove sappiamo di dover gestire una emergenza finanziaria continua, ma al contempo abbiamo messo in campo misure che ci danno la possibilità di avere un margine di azione che fino a poco tempo fa non speravamo neppure di avere. È chiaro, abbiamo dovuto fare delle scelte, le scelte le abbiamo fatte noi, mi assumo la responsabilità delle scelte, ma alla fine credo di poter dire, quando si tireranno le somme di questa vicenda, che quelle scelte ci hanno consentito di non mandare il comune in default e di, soprattutto di poter continuare ad investire sulla città. C'è stato anche un confronto con i cittadini che hanno assistito durante la lunga notte ai lavori del Consiglio Comunale. C'è stato un sereno confronto con i cittadini, ai quali noi diamo sempre risposte ogni volta che loro ci chiedono con il giusto modo notizie e informazioni su quel che facciamo. I cittadini hanno diritto di sapere, i cittadini hanno il diritto di chiedere. Quello che noi chiediamo soltanto è che ci sia una giusta proposizione delle domande, e a quelle domande noi rispondiamo in un minuto. Qualche malumore nella sua maggioranza, ecco, ci sono state le astensioni. Ci sono state delle astensioni che rimangono per coloro che si sono astenuti, cioè quelle quattro persone che si sono astenute non hanno scritto il loro nome in quello che sarà il futuro degli investimenti della città di Chieti, mentre gli altri potranno dire io c'ero quando abbiamo dato alla città 40 milioni di lavoro, loro hanno fatto finta di non esserci.